17 novembre 1950. Nasce Carlo Verdone. Cioè, anche a me piacciono veramente un sacco i documentari. Purché siano dei documentari di argomento storico. Di genere antropologico, turistico più che altro, no? Adoro di Pisa. Documentario sull'Africa. Sulla Lambalaci, sulla Abissinia. Venezia. Una bellissima sul Tibet. Sull'Eritrea. Giotto. Nel 1978 porta sul piccolo schermo i suoi personaggi comici in Non Stop. Nel 1980 debutta alla regia con Un sacco bello, prodotto dal maestro Sergio Leone. Mi accorse che la sua verve derivava da un controllo esagitato di un corpo senza inibizioni. Carlo parlava, riproponendo il divertente standard sordiano degli anni 50 con disinvolta reiterazione. Seguono a ruota i successi di Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco, Troppo Forte, fino ai più recenti Viaggi di nozze, Il mio miglior nemico.